Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa diretta di cucina un po' alternativa, un po' diversa. Oggi siamo all'aperto perché l'idea per oggi è quella di realizzare un tagliere assolutamente adatto per delle situazioni che potete avere all'esterno. Magari volete fare una scampagnata, volete fare un picnic via terra, via mare, via laguna. Guardate qui che bel panorama che abbiamo. Allora oggi faremo appunto un tagliere, ma la cosa più simpatica e più importante per me quest'oggi è questo collegamento che abbiamo ulteriore. Una volta che abbiamo terminato, passerò la linea al, pensate, ci colleghiamo col Principato di Monaco. Lì ci attende Giorgio Rocchino. Lui è un grandissimo barman, veramente di livello internazionale. Questo per me è assolutamente un grande piacere poter condividere la diretta con lui. Pensate, lui crea i drink per gli eventi del Principe di Monaco, quindi veramente l'idea che oggi prepari qualcosa di interessante per noi è un bel regalo che mi viene fatto. Allora io adesso vorrei dare almeno un saluto prima di iniziare, vediamo se c'è Giorgio. Giorgio, ci sei? Rocchino, sei sì, con noi? Grandissimo! Io ci sono! Ciao, ciao ragazzi! Ciao! Noi siamo a Lignano Sabbiadoro, invece il tuo panorama mi sembra molto interessante. Io sì, qui sono a 5 minuti da Monaco e voilà, siamo qui pronti per questa creazione Food and Cocktail con te. È un onore essere qui con te e con tutte le persone che ci seguono. Grazie. Grazie a te. Allora Giorgio, comincio io, che così poi Fantastico. Lascio lo spazio per te, va bene? Sì, okay. Nessun problema, perfetto. Grazie. Allora, signori miei, siamo pronti. Quello che servirà quest'oggi sarà un tagliere rotondo, io ho questo qui, e questo sarà un tagliere che realizziamo, diciamo, per un 6-8 persone, quindi è bello importante. Poi ci serviranno due ciotoline, ok? E poi faremo un assemblamento di vari elementi. Allora andremo a inserire dei formaggi, io ho scelto alcune tipologie, e poi andremo a inserire anche dell'affettato, ok? E nelle ciotoline potremo mettere o dei sott'olio, o dei sott'aceti, oggi utilizzeremo delle olive, mentre nell'altra ciotolina possiamo mettere una confettura, una mostarda da abbinare ai formaggi. Oggi io utilizzerò il miele, ok? Se non avete ciotoline tipo queste, potete tranquillamente usare dei vasetti bormioli che sono comunque sempre decorativi. Allora, cominciamo. Io adesso prendo i formaggi che li ho lasciati al fresco. Mi sono portata proprio come in un vero picnic il mio frighetto, ok? Allora, scelta di formaggi, attenzione, mi preparo un pezzo di parmigiano reggiano che dopo andiamo a inquadrare, poi prendiamo una latteria delle nostre zone. Se metto qua il drink si vede bene? E poi aggiungiamo anche dei pecorini, ok? Allora, cominciamo. La prima cosa da fare è quella di posizionare i formaggi, quindi facciamo, vediamo se riuscite a vedere bene, scusa che c'ho anche Andrea che mi aiuta, vediamo se si vede bene. Senti Andrea, si sente bene l'audio, mi date un cenno, diciamo, di riscontro se tutto funziona? Ok, allora adesso spostiamo un attimo il nostro tagliere qui in parte e andiamo a preparare il grana. Allora, io adesso utilizzo questo coltellino e vado a creare dei pezzetti un po', diciamo così, disassati, se così si può dire, perché diventano interessanti poi alla vista. Va bene? Allora, io non riesco a leggere molti messaggi. Ecco, se mi vuoi aiutare. Cara la mia stella, grazie. Vabbè, ma del resto io ho voluto fare questa diretta un po' diversa e vi ho complicato un po' la vita, Ciao Aldo, grazie, sempre un piacere che sei qui con noi. Allora, iniziamo a fare così, vedete bene? Chiara, ciao Chiara, grazie che sei con noi. Allora ragazzi, si vede bene il tagliere perché abbiamo quattro posizioni.
Allora, io ho scelto, come dicevo, un formaggio a pasta semidura. Era interessante perché c'ha la crosticina colorata. Poi ho preso una latteria fresco. Poi ho inserito un pecorino toscano stagionato e poi ho fatto a pezzetti, diciamo, il grana. Quindi, prima cosa, posizionare i quattro formaggi. Ecco, attenzione che, ad esempio, questo qui è un po' troppo grande rispetto agli altri. Quindi, adesso io ne taglio un pezzetto in modo che tutti quanti prendano lo stesso spazio all'interno del tagliere. Va bene? Adesso, dopo, troviamo un volontario che si mangia il pezzetto a parte. Ok. In realtà la mia idea era quella anche di inserire tipo una gorgonzola, però il fatto che oggi abbiamo tipo 40 gradi all'ombra, ho detto forse la scelta non è delle migliori, quindi ho inserito questo. Però volendo anche a casa decidete di fare un aperitivo, un semi brunch, una cosa del genere, potete mettere una gorgonzola, oppure potete fare ad esempio con dei pirottini, scusatemi di lungo, esco un attimo dal discorso tagliere, ma volevo mostrarvi, potete usare dei pirottini come questi e fare delle rondelle di caprino, va bene? Io avevo pensato di inserire anche questi, ma appunto, essendo un formaggio molle, ho detto magari con la temperatura non ci rende bene. Quindi la scelta dei formaggi è questa. Partiamo, ciotolina al centro, va bene? Allora ci mettiamo delle olive, come abbiamo detto. Dimmi, Andrea, se si vede l'inquadratura, se funziona bene, se si vede bene il tagliere, altrimenti ti do in mano a te il telefono, se vuoi farlo tu la ripresa, magari siamo più sicuri. Ok, inseriamo anche questo. Aggiungiamo ancora due. Adesso mettiamo un pochino di miele. Ho preso questo qui che è molto facile da gestire. Eccolo qua. Benissimo. Adesso, una volta posizionati gli affettati, adesso una volta posizionati, scusate, i formaggi, andiamo a inserire un pochino di affettato, va bene? Allora, prendiamo, ho preso del salame ungherese. Adesso io lo piego perché questo è facile proprio da gestire nel tagliere perché mi occupa poco spazio, riusciamo a fare diverse fettine. Va bene? Eccoci qua, ragazzi, qua abbiamo vento a poppa, come si suol dire. Bellissimo, veramente. Si sta in una temperatura ideale. Anzi, sai che cosa vi dico? Scusa, che glielo dico, alzami un po' che glielo dico. E alla fine della festa qua ci buttiamo tutti in acqua, sappiatelo. Approfittiamo, ci rinfreschiamo. Ok, costumino. L'hai portato? Ecco, bene, questo lo mettiamo dopo. Allora, facciamo così. A questo punto inseriamo una macchia di colore, perché il colore anche nel tagliere ovviamente genera emozione, un'emozione visiva, ma soprattutto diciamo accende un po' le nostre papille gustative. Allora, abbiamo, sentite bene, uva, guardate qua, un bel rametto d'uva. Allora, essendo così di questo bel colore, io la posizionerei a questo punto vicino a questo formaggio, va bene? Poi prendiamo un altro grappolo d'uva. Allora, questa però l'ho scelta più scura, quindi anche quando scegliete la frutta e la verdura, cercate se potete di prendere colori diversi perché hanno una resa stupenda vicino ai formaggi. Vedete, già inizia a prendere colore. A questo punto, ci stringiamo un pochino che lasciamo un po' di spazio, andiamo a mettere un pochino di frutti di bosco. Vi piacciono, ragazzi, i frutti di bosco? Allora, ci mettiamo un pochino di more da questa parte. Poi, vediamo un po'. Così iniziamo a prendere un po' di forma. Poi inseriamo anche qualche lampone. Senti, ma non ti fa gola, scusa. Dai, mangia una su, avanti. No, perché mi verrebbe anche a me di fare tacchete. Però dai, siamo in una diretta, non siamo a casa, se no avrei già mangiati tre.
Mamma. Allora, a questo punto direi che potremmo tagliare anche qualche fettina di cacciatorino. Ecco qua, me lo prendo, inseriamo un pochino qualche fettina anche di questo, che così cambiamo forma e colori. Quindi diciamo è un tagliere abbastanza completo, abbiamo frutta, abbiamo formaggi, abbiamo salumi, poi andremo a inserire un po' di frutta secca e assolutamente molto decorativa, lo vedrete poi, della frutta essiccata. Ha un'ottima resa, veramente interessante anche a livello visivo. E poi andremo ad addobbare il tutto con due o tre accorgimenti. Allora magari un po' di salamino lo mettiamo qui vicino al formaggio. Ci lasciamo solo un po' di spazio, magari per tagliamo ancora qualche fettina. Andrea, voi una? Taglio fresco? Guarda qua. Ecco, partito. Funziona. Vai a mano, che noi siamo persone semplici. Eh sì, eh. Ecco qua. Ci siamo. Si vede bene, Andrea. Allora, quest'oggi mi sono messa anche gli auricolari perché ogni volta mi dicevano che non si sentiva bene, quindi speriamo con questo che funzioni. Allora, a questo punto dobbiamo inserire anche dei crackerini, no? Perché questo tagliere poi piano piano che lo comporremo ci servirà il crostino, il cracker, che poi voi vi tagliate il pezzettino di formaggio, vi mettete un po' di miele, la nocciolina, oppure vi prendete il salume, un pezzo, cioè ve lo componete. Quindi inseriamo subito dei crackerini. Allora, io ho preso dei crackerini rotondi, vedete, tipo questi, e questi qua li mettiamo assolutamente attorno alle ciotoline. Dopo loro scenderanno, ma quando posizioniamo poi tutte le nostre cose rimarranno nella posizione in cui devono stare. Allora, mettiamo da questa parte questo tipo di salatino. Poi, siccome mi piace andare un po' alla ricerca, adesso un po' giochiamo a carte. Guarda un po', hai visto che cubetti? Eccoli qua. Sono dei crackerini con i sesamo e i semini di papavero. Giochiamo a carte, li mettiamo a posto. Eccoli qua. E ce li piazziamo da questa parte. Ecco, perché è bello anche poter vedere, oltre ai colori dei formaggi e della frutta, anche nel salato gli diamo un po' di forme diverse e di gusti diversi, no? Perché deve essere invitante questo tagliere. Devi dire, caspita, da dove comincio? Parto da qua, parto da là. Allora, a questo punto mi piglio anche questi bastoncini, vedete? Ecco, questi bastoncini salati. Adesso qui mi cade giù a domino, ma poi noi lo sistemiamo. Così anche qui volete arrotolarci una fettina di salamino. Sono belli che pronti all'uso. Ecco qua. Adesso a questo punto vediamo tra i vari ingredienti cosa possiamo mettere ancora. Mettiamo un po' di noccioline intorno al miele, no? Che così. Magari se ti vuoi fare, Andrea, un crostino con il formaggio, il miele, la noce. Eccoci. Quindi ci mettiamo un pochino di queste. Ok. Adesso andiamo a posizionare anche dei pomodorini. Pomodorini, ecco. Allora, io li ho presi, li ho trovati un po' gialli, un po' arancioni. Vedete? Perché non volevo accontentarmi soltanto di quelli rossi. E quindi ho detto, mi manca un po' di giallo. Ho visto questi pomodorini, ho detto, aspetta, aspetta, che prendiamo. Adesso ci crolla bene tutto perché ho preso quelli, il tagliere rotondo che gira. Allora, oltre ai pomodorini, possiamo mettere anche, vediamo, anche un po' di cetriolo. Cosa dici? Andrea, mettiamo un po' di cetriolo, vero? Che è sempre fresco. Adesso sempre la mia bella mandolina dell'antica guerra. Ce la facciamo lo stesso, vero? Un po' di fettine di cetriolo. Bello fresco estivo. Ovviamente la buccetta l'abbiamo assolutamente lavata. Aspetta che lo posizioniamo bene. Vedete quanti colori? Perché anche in un tagliere il fatto di generare colore dà un impatto non da poco, almeno. Io vengo attratta, ecco.
Allora, così ci fanno. Come tutte le cose, ragazzi. Assolutamente. Adesso questi qua ci fanno da barriera i nostri pomodorini. Va bene. Ecco qua. Adesso un po' di precisione su questi bastoncini, perché io sai che sono un po' precisina. Ascolta, gliene mettiamo anche questo qui, poverino, c'ha la macchietta. Toh. Ecco. Facciamo così. Ci sta su questo? Ci sta? Ma che non vuole starmi. Eccolo. Allora, a questo punto mi manca ancora qualcosa. Io inserirei anche queste noci brasiliane. Cosa dici? Anche queste sono interessanti. Le mettiamo qua davanti, che riempiamo tutti gli spazietti. Va bene? Ecco, riusciamo adesso, ve le faccio vedere. Vedete? Dai, assaggia, fai l'assaggio, tu che puoi, fai l'assaggio. Allora, a questo punto inserirei anche dei mirtilli. Cosa dici? Io vado matta di frutti di bosco e quindi ci metto anche un po' di mirtillini. Qua li mettiamo vicino al grana. Va bene? Ecco. E iniziamo quindi a capirci un po' di più. Adesso ci vogliono due o tre elementi decorativi che possono essere... Per esempio, il pezzo che a me attrae più di tutto, adesso ve lo faccio vedere, e quando l'ho visto, ah, questo sì, mi ci vuole nel tagliere, questo lo voglio, lo voglio. Lo voglio, lo voglio. Eccolo qua. Questo è il giro di chiave del tagliere, attenzione. Sì, perché vedete? Cioè, mettere così, a lei, che mi dà già emozione questo tagliere. Tacchete. Poi, possiamo... prendere qualche stuzzicadentino alto, va bene, che così diamo anche un po' di volume in altezza. Ecco, allora non posso dire che sia un brunch perché comunque mancano degli ingredienti, però diciamo è una cosa abbastanza completa, è un bel tagliere, insomma, dove trovate un po' di tutto. Poi appunto come si può dire, le variabili che potete inserire, le varianti che si possono inserire sono appunto i pirottini, per esempio, di caprino, e ci mettete magari sopra il caprino un po' di ribes, oppure potete mettere al posto di un formaggio, se non vi piace, vi preparate degli spiedini con mozzarellina, basilico, pomodoro, mozzarellina e basilico, un po' di spiedini qua, quindi anche quelli colore, emozione. Vedete che aggiungiamo ancora due cracker, perché poi se siamo in tanti non riusciamo, ce li rubiamo dopo. Ok, allora così, e ultimo tocco per dare un po' di profumo al tagliere, ho preso delle ramette di rosmarino, ok, che vado a posizionarlo. Adesso questo è un pochino troppo grande, aspetta che me lo taglio, ecco qua. Gli diamo profumo al formaggio e poi volevo inserire ancora una cosa. La prossima volta mi faccio un tagliere da 10. Esagero. Cosa dice Andrea? Ecco, tagliere da 10. No, perché, scusate, ma io sono andata in giro per tutto Lignano, adesso, scusate, lo dobbiamo mettere questa fettina. Vedete, queste sono fettine d'arancia essiccate caramellate. Ecco, e ce le infiliamo anche queste. Ecco qua, ragazzi, non so se riesci a inquadrare, vuoi inquadrarmelo tu che io magari non riesco a vedere bene. Abbassiamo un pochino. Ok, ci siamo. Olè, ragazzi, signori, il piatto è servito e adesso con tanto entusiasmo, oltre che assaggiare, rimaniamo assolutamente in attesa di sentire questa ricetta per il drink che Giorgio Rocchino ci presenterà esattamente dal Principato di Monaco. Vediamo se è già pronto per noi, perché noi abbiamo voglia di assaggiare. Adesso tu, Andrea, senti la ricetta e piano pianino mi prepari il drink, va bene? Saluto a tutti, ecco. E aspettiamo Giorgio adesso da Monte Carlo. Grazie a tutti, grazie mille, grazie, ci vediamo dopo che facciamo un crostino. Ciao. Eccoci Giorgio qua, ciao Jenny,
siamo qui direttamente da Monte Carlo. Adesso tocca a me, sarà difficile perché dopo questo bellissimo tagliere sarà dura qui, ma vediamo. Allora, vado a allora, vado a presentarvi un cocktail che ho pensato di fare con un liquore a base di melograno, che come voi sapete è un frutto che fa molto bene, è ricco di vitamina C, sali minerali, quindi è uno dei frutti che ha anche una grandissima storia. E una maison siciliana ha pensato bene, dal nome Il Paesano, ha pensato bene di creare questo liquore al melograno che io trovo eccezionale. E quindi oggi vado a presentarvi questa ricetta di mia creazione e spero che vi piace, soprattutto penso che sia un buon accostamento al meraviglioso plateau che ha fatto la Jenny. Ok? Allora, partiamo come sempre, raffreddiamo sempre il bicchiere, come voi ben sapete. Eccoci qua. Dopodiché raffreddiamo anche il nostro shaker. Anche qua, come da voi, fa caldissimo, ma adesso andiamo a rinfrescarci subito le idee. Allora, questo drink è composto da 2 cl di un succo di melograno puro, fatto sempre da questa meravigliosa maison siciliana, quindi viva, viva sempre il nostro Made in Italy, perché siamo unici veramente al mondo. Voilà. Dopodiché continuiamo con 2 cl di Cointreau, quindi un liquore a base di arance che tutti conoscono, da profumo, in aggiunta al succo di melograno. Continuiamo con l'aperitivo Nonnino, e anche qua giochiamo sempre con una nostra grande maison italiana che ha vinto il primo premio come prima distilleria al mondo, quindi un grandissimo prodotto. Molto floreale, molto fresco, ha dei settori sensori di profumi di agrumi, limone, quindi è molto molto propenso a questa combinazione. Quindi andiamo con 3 cl e andiamo a chiudere sempre con questo liquore di melograno. Voilà, 5 cl. Eccoci qua. E chiudiamo questa nostra ricetta proprio con un piccolo splash di lime, giusto per dare un tocco di acidità che va a compensare un po' la parte zuccherina del nostro primo ingrediente che abbiamo utilizzato, il succo di melograno. Ok? Quindi togliamo l'acqua dal nostro shaker che con questo caldo si è formata. Andiamo a shakerare, ragazzi. E voilà, perfetto, togliamo il ghiaccio, andiamo a mettere una sfera di ghiaccio e versiamo il nostro drink. E voilà, dopodiché andiamo a chiudere questa ricetta con uno splash di champagne. Da voi sicuramente a Lignano avete del meraviglioso prosecco, noi qui in Francia le nostre bollicine usiamo champagne, quindi giusto un top per chiudere questa ricetta. Voilà. E andiamo a guarnire con dei lamponi, dei fiori eduli alimentari. Mettiamo anche giusto un'idea di fiori alimentari qui sopra. Voilà. E chiudiamo con un profumo appunto di un homemade fatto in casa con melograno, arancio e limone. Ok? E voilà, ragazzi, eccoci qua. Questo è il drink in abbinamento al cocktail, al tagliere della Jenny, Red Passion.
ovviamente qui da Monte Carlo. Io vi ringrazio. Grazie, grazie. Spero che sia di vostro gradimento. Eccoci qua. Grazie mille, stupendo. Grazie veramente. A te. È anche molto buono, molto fresco, è in tema con l'estate, perché comunque grazie è mille per aver è molto profumato. Si vede, grazie a te. Si vede, sento già il profumo. Grazie, grazie a te, grazie agli amici che ci hanno seguito, grazie. Assolutamente. Vi saluto e ci vediamo presto. Grazie. Alla prossima. E soprattutto, arrivederci. Ciao. E soprattutto un bacio grande ringrazio a tutti. Alessandro che ci ha dato questa location meravigliosa del Casone di Lignano. Grazie, grazie mille. Grazie ciao. Ragazzi, un saluto a Monte Carlo. Ciao, arrivederci. Ciao Francesco. Cosa ciao? Vergognati sempre da buffarti, io in casa. Però il primo ciao a tutti, scusatemi per i problemi tecnici, ma ciao Francesco, grazie. Di vai tranquillo. Ciao a tutti, aspetta, grandi. Ehi, la andata. Ciao, Francesco. Alla prossima. E non mi dice com'è andata? Benissimo. Non